queste due manifestazioni che quest'anno abbiamo unito, la festa della Teramanità e il premio Gian Domenico di Sandri, il premio Anna Pepe. Ogni anno diamo dei riconoscimenti soprattutto ai cittadini che si impegnano per la nostra città, che hanno dato qualcosa per la nostra comunità. Questo è il fine ultimo principale, che non è un Nobel, ma è più di un Nobel, perché è il riconoscimento della città verso i cittadini che si sono impegnati. Il premio Anna Pepe è un premio molto importante per la città di Teramo, perché ricorda una persona, una donna, la cara Anna Pepe, che ha segnato in tante occasioni la teramanità. Infatti tante sono state le battaglie che ha portato avanti insieme all'associazione Teramo Nostra, non da ultima quella sul Teatro Romano, che finalmente sta raggiungendo l'obiettivo. Infatti già nei prossimi mesi i due palazzi, Palazzo Adamoni e Casa Salvoni, verranno abbattuti. Ma soprattutto perché questo premio ha un significato doppio per Teramo, proprio perché è intitolato ad Anna, ha un significato molto importante per la nostra comunità, perché oggi andiamo a premiare delle donne che ogni giorno in maniera silenziosa lavorano per la nostra comunità, e magari noi neanche lo sappiamo, e proprio per questo ha un valore importante, perché ci porta alla ribalta il lavoro operoso di tante donne che nel quotidiano contribuiscono a livello sociale alla nostra comunità.